Cari telespettatori, buonasera. Il mondo cattolico vive con grande partecipazione l'anno santo dedicato da Francesco alla misericordia. Molti fedeli, molti pellegrini, anche in tempi, diciamo, non propizi per la sicurezza, affollano le chiese per le cerimonie e i riti. L'ultima stima che è stata fatta dal giornale, anche dall'Osservatore Romano, calcola in 6 milioni di persone che hanno attraversato le porte sante e siamo, diciamo, a metà del giubileo. L'anno santo ha avuto 15 giorni fa una fiammata, una impennata per il viaggio del Papa in Polonia per la giornata mondiale della gioventù e anche perché si visitava la terra di Giovanni Paolo II, grande pontefice. Alla visita in Polonia c'erano dei giovani irpini, anche guidati dal vescovo di Avellino e dal nostro vescovo Don Sergio Melilla, che è qui nei nostri studi e che io ringrazio per aver accolto l'invito di Canale 58. Ma ormai lei è un abitué di questo studio, nel Certo. senso che è sempre puntuale nel momento in cui la Chiesa ha degli avvenimenti meritevoli di essere commentati. Ecco, la prima domanda che le volevo fare è questa. Il viaggio di Papa Francesco aveva, come dire, due dimensioni: la giornata mondiale della gioventù e l'incontro con la terra di Giovanni Paolo II. Ecco, lei ha partecipato, abbiamo detto, a questo grande avvenimento. Che esperienza ha fatto? Che bilancio può trarre da questo viaggio? Sono state delle giornate molto intense, molto belle. Eravamo con un gruppo della pastorale giovanile della nostra diocesi, erano 40 giovani, tre sacerdoti. Il sacerdote che guida la pastorale giovanile, Don Daniele. Insomma, è stato un momento veramente molto forte, di un'esperienza concreta, tutta ecclesiale. Certo, le giornate sono state, ho detto, molto intense, ma sono state anche giornate cariche di entusiasmo che proviene dalla giovinezza dei partecipanti, ma cariche anche di una forte e intensa comunione, possiamo dire, di cui il mondo nostro ha necessità assoluta, quella capacità di guardare al futuro, come diceva il Papa in una bella meditazione che ha tenuto durante la Via Crucis. Raccomandava ai giovani di essere seminatori di speranza in un mondo che ha necessità di guardare innanzi, al di là degli scenari a cui lei faceva riferimento, preoccupanti e precari che purtroppo noi che abbiamo preceduto nelle generazioni, i giovani, stiamo consegnando loro. Insomma, è stata una giornata, delle giornate molto positive e molto arricchenti. Utilizzerei una metafora, se mi consente, per illustrare il senso di quello che ho potuto vivere insieme a tanti confratelli vescovi, c'erano tanti confratelli di tutto il mondo. Ed è stato anche bello il momento in cui noi ci siamo recati nelle varie realtà dove questi giovani erano ospitati con grande attenzione, grande accoglienza e grande amore, possiamo dire, del popolo polacco, delle comunità cristiane polacche, che hanno una forte identità religiosa. E è stato bello il momento delle catechesi, questo parlare ai giovani non tanto per dare loro dal punto di vista dei contenuti, pure importante e fondamentale, anche per ascoltarli. Credo che sia tempo in cui gli adulti devono imparare ad ascoltare i giovani. Questa è la lezione che mi sembra di poter
poter accogliere dalla bella esperienza di Cracovia. Senta, Eccellenza, è stato scritto che il Papa ha predicato una rivolta dello spirito. Questa è la definizione anche che ha dato il direttore dell'osservatore. Ha detto testualmente ai giovani, Papa Francesco, il mondo di oggi vi chiede di essere protagonisti della storia. Perché la vita è bella, sempre che vogliate viverla, sempre che vogliate lasciare un'impronta nella storia. È un altissimo significato. Certo, è stato quello che mi ha colpito innanzitutto lo stile che noi ormai abbiamo una certa familiarità con lo stile di Papa Francesco, è uno stile diretto e immediato, ma quello che mi ha fatto riflettere molto ascoltando le sue parole così profonde, così direi che incidono nel cuore di chi li ascolta, perché sono pronunciate da un pastore che ha a cuore il futuro del mondo, dell'umanità, di tutti i cristiani, ma anche di tutti gli uomini e le donne di buona volontà, perché il discorso era aperto a tutti, non era un discorso chiuso, ma aperto, proprio nello stile di questa chiesa in uscita di cristiani che devono annunciare la gioia del Vangelo, la bellezza dell'incontro personale con Gesù. Quello che mi ha colpito è lo stile dell'educatore. Credo che la sua esperienza di pastore a Buenos Aires, ma anche di gesuita che ha vissuto anni intensi nella formazione dei giovani, sia stata la metodologia efficace per poter parlare davvero con franchezza, con semplicità, con immediatezza, al di là delle grandi programmazioni che a volte sono più che altro impediscono poi il rapporto diretto, parlare al cuore dei giovani di tutto il mondo, che ho visto veramente attenti e pronti ad accogliere questo annuncio del Papa di poter lasciare un'impronta, un segno indelebile nella umanità che ha necessità di una presenza nuova, di uno spirito nuovo, di guardare oltre quello che appare, oltre le cortine fumogene che a volte la cultura contemporanea, quella del pensiero unico, vuole instillare nel cuore degli uomini e delle donne di tutto il mondo. Direi non solo i cristiani, ma anche gli uomini e le donne di tutte le condizioni e di tutte le appartenenze religiose. Senta, come diceva lei, il tema dell'impronta nella storia è stato centrale, diciamo, nel discorso del Papa, perché i giovani si risvegliano come generazione, non siano quietisti, usa questa parola il Papa per dire un po' i giovani, che vanno lenti, piano, che non hanno fiducia, vedete che lo richiama quietisti, ma attori politici, persone che pensano ed animatori sociali. Ecco, Certo. un giornale ha scritto: il Papa ha lanciato il suo 68 ai giovani. Ma direi che questa è una visione un po' riduzionistica, mi permetto di dire. 68 ormai appartiene al passato, è una categoria anche direi ideologica e di pensiero che non appartiene al nostro contesto. Forse è una visione più di Amarcord che il giornale Sì, ha voluto, voglio dire, mettere in certo. evidenza. Quello che mi sembra di aver capito, perché il Papa ha parlato a tutti, ha parlato anche a noi pastori, chiedendo l'impegno verso l'evangelizzazione, l'accompagnamento, il sostegno dei giovani, mi sembra che abbia voluto dire ai giovani, che sono il futuro della Chiesa del mondo, di non lasciarsi, uso una parola mia, ma in un certo qual modo credo che sia questo il senso, di non lasciarsi narcotizzare dalla storia, di avere in mano la vita. Non fate anestizzare l'animo, dice il Certo, Papa. un'anestesia che induce, voglio dire, una cultura dominante che vuole, diciamo, non far fiorire la giovinezza, ma controllarne la fioritura come in una serra, possiamo dire. Credo che abbia detto: voi avete tutte le possibilità, il Vangelo, il Signore vi dà questa possibilità, andate avanti e fate la vostra storia, cambiate il mondo in un certo qual modo. Senta, si dice, giornali,
stranieri specialmente hanno colto questo elemento. Il Papa, più che proporre un progetto, inaugura un processo. Lei condivide Ma io condivido questa affermazione? questa affermazione perché credo che il termine progetto oggi è un po' desueto, superato. Parlare di progettazione, certo, si può pensare a una struttura di tecnica che ha fatto grande anche il nostro mondo contemporaneo, ma ha lasciato una selva di macerie. Basta pensare allo stato dell'arte del pianeta, questi scontri, queste guerre, queste contrapposizioni di carattere soprattutto finanziario e economico. Parlare di progetto credo che sia superato e prematuro, credo che sia opportuno parlare di un processo, di un inizio. C'è bisogno di una nuova fioritura. Potrei utilizzare una frase che può sembrare antica, ma è nuova, appartiene a un grande teologo del Novecento che ha vissuto gli anni oscuri del nazismo, Romano Guardini, maestro di Papa Ratzinger, maestro anche dei giovani che in Germania tentarono nel loro piccolo di reagire a questa ideologia terribile che oggi indirettamente torna nella storia attraverso forme più subdole, il nazismo, diciamo un'ideologia che vuole controllare e governare la vita e le anime delle persone, diceva Romano Guardini negli anni 20, subito dopo la grande sciagura della Prima Guerra Mondiale, vedo la Chiesa rinascere nelle anime. Credo che sia questo uno slogan, se è tempo, non è neppure tempo di slogan, ma è un tentativo di dire a me e a voi che la Chiesa deve partire dal cuore di chi veramente incontra Gesù e questo rinascimento nuovo inizia con un processo nuovo di cui i giovani devono essere i naturali protagonisti. Senta, Eccellenza, la scommessa, chiamiamola così, del Papa sul futuro dei giovani si è andata ad innestare sulla visita in Polonia, questo paese straordinario dal punto di vista cattolico. Il Papa è andato a Częstochowa, diciamo che è il centro, il cuore del cattolicesimo polacco. Come ha visto lei il ricordo di Wojtyla? Ma io innanzitutto credo che San Giovanni Paolo II sia il frutto di questa cultura, sia lui figlio di quella terra e lui ha dato ancora di più una visibilità, una sensibilità religiosa che direi è lievito di questa comunità nella quale abbiamo vissuto questa intensa esperienza, queste tappe fondamentali di Częstochowa, nel santuario della Divina Misericordia, di Cracovia dove lui ha vissuto da pastore. Si percepisce ancora ed è molto viva e presente nel tessuto ecclesiale, direi anche sociale di quella comunità. Ma quello che ha colpito molto me, l'ho già detto, e anche ai giovani con i quali ho vissuto insieme questa bella esperienza, a cui va la mia gratitudine, per me è stata una bellissima esperienza, non solo un full immersion in un'esperienza spirituale forte, anche di fraternità episcopale tra i vescovi dell'Italia, anche qualche vescovo proveniente da tanti posti del mondo, c'erano tantissimi sacerdoti, è stato un full immersion nella giovinezza, nel trarre fuori dal loro entusiasmo anche energie spirituali e pastorali per il mio futuro. Oggi è un anno che sono vescovo ad Ariano, quindi per me è davvero un'ulteriore iniezione di forza, di dinamismo pastorale e spirituale per il tempo. Quello che mi ha colpito anche la serietà della preghiera, nel senso entravi nelle chiese, ho visto tanti giovani che adoravano e pregavano, si confessavano, vivevano questo rapporto con Dio, lo trasmettevano anche nei momenti di entusiasmo, di festa. E direi che quello che mi ha particolarmente segnato è nell'esperienza con il mondo, con questo mondo non solo del cristianesimo, cattolicesimo polacco, ma anche il mondo giovanile della Chiesa in tutto il mondo, la bellezza dell'essere cattolico, vedendo giovani dagli angoli più lontani del pianeta, anche da territori di persecuzione, venivo dalla Siria, dal contesto del vicino Oriente, una grande prospettiva di futuro e di speranza, una fede davvero viva che si percepiva nel rapporto diretto umano che dobbiamo ristabilire sempre oggi, anche nei nostri rapporti sociali, nello stare insieme, nel condividere, nel vivere insieme un rapporto davvero autentico. Credo che sia questa la lezione che particolarmente mi ha fatto riflettere e meditare in quell'esperienza.
Senta, credo che lei sia rimasto particolarmente colpito dal silenzio, dalla preghiera nel campo di concentramento di Auschwitz. Sì, io diciamo che ho vissuto la veglia con i giovani, con il Papa, la notte ho visto una grande attenzione. Quello che mi ha diciamo, aiutato a comprendere la partecipazione piena dei giovani a questo momento è anche il mettere da parte i cellulari. Ho visto pochi cellulari, pochi, voglio dire, servivano per quello che erano utili, ma non erano, voglio dire, sul proscenio della meditazione, usiamo questo termine. Ad Auschwitz ci siamo andati prima di tornare in Italia e in quel silenzio assordante, posso dire, un silenzio fatto di un grande dolore, di una grande sofferenza, nei luoghi della passione dell'uomo, non solo del popolo ebraico che ha vissuto questa terribile esperienza della Shoah, ma della violenza, come direbbe Hannah Arendt, nella banalità del male, scientifico-tecnico. Mi sono sentito davvero piccolo e ho chiesto al Signore che davvero scambi il mondo da esempi terribili come quelli di Auschwitz. Ma è un luogo per me, un santuario dello spirito, in cui si avverte la presenza di Dio, malgrado si percepisca la presenza strategica del male. Senta, eccellenza, mentre era in corso la visita papale a Cracovia, è arrivato e sopraggiunto quella tragica notizia dell'uccisione del sacerdote in Francia, Jacques Hamel. Come avete vissuto quei momenti? E qual è stata la prima reazione i giovani che hanno pensato? Ma io penso che d'impatto la prima reazione è quella di un grande dolore, dell'assurdità di una morte di un uomo di Dio in un momento forte di spiritualità all'interno della celebrazione, di un nuovo martire, possiamo dire, no? E d'altra parte quello è anche una sorta di ribellione interiore, perché uccidere un fratello in nome di un Dio che non si sa bene se veramente sia Dio, perché non si uccide in nome di Dio. Sia pure una concezione, una religione completamente diversa dalla nostra, è stata di grande sofferenza, di grande anche rabbia, vogliamo dire, ma soprattutto di grande dolore. Sente un'altra cosa. Questo incredibile assassinio ha riproposto il tema ormai ricorrente sui rapporti tra l'Islam, l'opinione pubblica italiana e internazionale si è divisa a questo proposito. Il pensiero del Papa è apparso netto e lucido. Ha detto: siamo in guerra, ma non si tratta di una guerra di religione, perché tutte le religioni vogliono la pace. La guerra la vogliono gli altri, ha detto il Papa. Si è fermato, ma non possiamo aggiungere. Ecco, questa è la nostra interpretazione. La vogliono come i pescecani, i distruttori dell'ambiente, i cercatori di ricchezza di materie prime, insomma, ce ne sono parecchi che fanno del male. Lei che cosa pensa? Io penso che l'aspetto, io sono chiaramente evidentemente d'accordo con il Santo Padre, non è una guerra di religione. Gli aspetti religiosi, tra virgolette, che vengono inseriti in questi processi servono da detonatore di altre esigenze, di altre questioni. Certo, con l'Islam bisogna avere un rapporto, diciamo, chiaro, limpido. In Italia abbiamo la Carta Costituzionale che, diciamo, in una visione laica che appartiene al cristianesimo, deve essere il punto, diciamo, di condivisione comune dei rapporti anche tra religioni diverse. Forse nell'Islam è questa difficoltà che per noi appare un po' strana dello scindere l'aspetto religioso dall'aspetto dell'appartenenza proprio istituzionale, statuale. Questo è un punto su cui bisogna confrontarsi e lavorare perché c'è un piano comune sul quale bisogna intendersi, che è quello di uno Stato che ha una propria
regola di vita che per noi italiani, per esempio, senza per esempio, è di fatto la Carta Costituzionale. Senta Eccellenza, lei sa che questo giudizio del Papa sull'Islam non violento, via di seguito, non è condiviso da tutti. Ci sono delle critiche, qualcuno parla di buonismo e via di seguito. Massimo Franco, che lei conosce, ha scritto una cosa secondo me interessante che le riporto. Il Papa è come se nuotasse contro due correnti, quella eversiva che distorce l'immagine dell'Islam riducendola a religione dei terroristi e quella che porta l'Europa verso la deriva xenofoba e verso un cristianesimo, ammesso tra virgolette, etnico, così lo chiama. E Franco adombra la possibilità di, come dire, non un cambiamento di rotta, ma un aggiustamento della rotta. Ora noi non possiamo entrare nella diplomazia vaticana, in quello che sono, diciamo, le linee di tendenza. Ecco, però, che cosa risponde lei a questa affermazione del buonista? Allora, diciamo che io rispondo in altri, mi permetto di fare Prego. una glossa a quello, al di là di quello Certo. che diceva Massimo Franco. Credo che l'Europa attraversi una crisi di identità straordinaria. Non si può costruire un'unità europea partendo solo da questioni di ordine finanziario che fanno gli interessi di qualcuno e escludono altri. Sono degli ordini valoriali che bisogna condividere. Se nella Carta Costituzionale europea, non so se proprio questo è il termine, si esclude per una sorta di laicità strana, che non è laicità ma è laicismo, le radici cristiane o giudaico-cristiane d'Europa, è chiaro che si fa il vuoto. Se non ci sono valori, sono altri che si propongono, persone di una forte identità, rispettabilissime, ma che hanno una visione completamente diversa dalla nostra, rispettabile, diversa come può essere quella dell'Islam. Mi aggiungo un'altra nota. Ci sono tanti Islam, l'Islam non è una religione unica con un capo riconosciuto. C'è una divisione, diciamo, alla grande tra sunniti e sciiti, c'è uno scontro interno tra sunniti e sciiti, c'è uno scontro di queste grosse oligarchie orientali che non conoscono il criterio della democrazia perché non appartiene per la loro identità, quella forma di statualità, di organizzazione sociale e religiosa, ma ci sono anche all'interno del sunnismo, per esempio, derive wahhabite, che voglio dire, hanno una visione più radicale, meno allegorica del dettato del Corano, e mi sembra che noi stiamo aprendo le porte in Europa e nel mondo a queste particolari, possiamo dire, come potrei dire, sette all'interno dell'Islam. E non bisogna aprire un confronto serio con l'Islam e con coloro che nell'Islam hanno una posizione diversa, altrimenti creiamo delle enclavi chiuse in se stesse con le quali per colpa di tutti non si riesce ad avere un confronto. Il dato di fatto è che l'Europa, tagliando le proprie radici, non ha più dove attingere quella lingua necessaria per far crescere la pianta. Non si può ragionare solo in termini finanziari, di banche, di carta moneta che non appartiene allo Stato, non appartiene all'Europa, ma appartiene solo ad alcuni, bisogna riaggiustare il tiro. Credo che in questo senso il Papa abbia proprio voluto indirizzare le sue parole chiare e nette in questa direzione. Non è una guerra di religione, è una guerra di altro tipo. Senta, ricollegandomi a quello che lei diceva, vorrei ricordare un momentino quello che ha detto il cardinale Bagnasco, che mi sembra abbia fatto due affermazioni molto belle. Cioè, uno ha ricordato che questa Europa, al momento, diciamo, di votare la Carta Costituzionale Europea, non volle riconoscere quella che era la realtà, cioè le origini praticamente cristiane, giudaiche dell'Europa.
ci fu tutta una battaglia dei laici francesi, i maîtres à penser francesi che fecero. E poi il cardinale Bagnasco aveva chiesto che il mondo islamico condannasse senza ambiguità, con forza, quelli che sono gli attentati terroristici e in particolare l'uccisione, l'assassinio del sacerdote. Ora, 2 domeniche fa, moltissimi musulmani hanno affollato le nostre chiese. Si calcola che 20.000 musulmani siano entrati a vario titolo nelle nostre chiese. Lei come giudica questo elemento? Diciamo che 20.000 sono un bel numero, anche se in Italia c'è un Sì, milione e tre. mezzo. Hanno fatto il calcolo 10.000 in Francia e 20.000 in Italia. Diciamo che in Italia sono molti di più i musulmani, quindi è una percentuale abbastanza, diciamo, Sì. ridotta. Però, oltre questa presenza, che è naturale che questo possa accadere proprio per testimoniare, come diceva il cardinale Bagnasco, questo desiderio di rigettare la violenza, ci vorrebbe anche una reciprocità che i cristiani fossero accolti nelle moschee, quindi si sarebbe veramente, a partire dalla diversità, perché non stiamo parlando di sincretismo religioso, sono due visioni religiose completamente diverse, anche se hanno degli elementi comuni, pensiamo alla devozione mariana, Gesù è un profeta anche per gli islamici, con diciamo sfumature diverse, hanno degli elementi che di incontro, però oltre a questa presenza, diciamo, istituzionale, ci vorrebbe una conversione dello stile con il quale tutti quanti noi possiamo vivere questo rapporto gli uni con gli altri, mantenendo nella reciprocità la diversità. Sì. Senta, se non sbaglio, eravate 800 vescovi a Cracovia, così è stato Sì, calcolato. credo di sì. Diciamo, ecco, come avete vissuto questa comunione fra fratelli, diciamo, ecco, specie nel nostro continente che è sottoposto a prove durissime. Come guardate al futuro? Diciamo che le giornate sono state talmente travolgenti che abbiamo vissuto nella naturalità di fratelli questo rapporto, condividendo i momenti che stavamo insieme, in una relazione molto molto diretta e amicale e con grande gioia per quello che stavamo vivendo. La nostra attenzione era soprattutto rivolta a quello che il Papa stava dicendo e al mondo giovanile che girava intorno a noi, come un papà con i propri figli, un pastore con il proprio gregge tra fratelli. Al di là dei ruoli, diciamo, dei compiti che ognuno poi assolve nella Chiesa italiana o nella Chiesa mondiale, nella naturalezza di un rapporto, nello scambio anche di amicizia, di fraternità con persone che venivano da luoghi diversi e da continenti diversi. Quello che a me, diciamo, è rimasto particolarmente impresso è l'entusiasmo dei nostri giovani, dei giovani italiani. Mi permetto di dire, gli italiani veramente hanno dato una nota bella alla Giornata Mondiale della Gioventù. La Chiesa italiana è molto viva. Il popolo italiano in questi giovani, a prescindere, dico, dall'appartenenza religiosa, davvero può trovare quella riserva aurea per guardare al futuro. Questo lo dico a chi nella Chiesa e nel mondo ha compiti istituzionali per valorizzare il futuro dei giovani. Potremmo dire che ai giovani il messaggio che ritorna sempre in quello che è stata l'intensità bella di quella giornata è di non farsi rubare la speranza, perché il tentativo è quello di depredarli del loro futuro. Senta una cosa, ha animato per caso qualche catechesi? Sì, io E che tema ha scelto? Come hanno reagito i ragazzi? il tema era partiva da alcune immagini proiettate di un'esperienza. C'erano delle catechesi che partivano da video, un video su un'intervista fatta da un anziano sopravvissuto nella terribile carneficina di Marzabotto, che ha perdonato le persone che hanno ucciso i genitori, la famiglia. E da quindi l'esperienza del perdono, della misericordia. Su questo tema si è acceso veramente un dialogo tra noi e i ragazzi e poi è proseguito nella celebrazione della messa, proprio
un rapporto diretto, immediato, senza barriere, così come esige oggi l'evangelizzazione e la pastorale, senza steccati, senza separazioni, ma in una. Le hanno posto delle domande. Ma hanno posto domande soprattutto sulla necessità del perdono, nella loro esperienza di giovani che esigono di vivere in un mondo riconciliato e perdonato. Bene, senta l'ultima domanda. Il prossimo raduno della gioventù mondiale sarà a Panama, dico io, ma i giornali Panama. accentuano Panama. Beh, diciamo, allora all'italiana diciamo Panama. Ecco, perché di nuovo la scelta delle Americhe? È là che la Chiesa ha individuato l'epicentro della sua missione, o diciamo così, come questa missione è suffragata dalla scelta di Papa Francesco, che è il primo successore di San Pietro, che viene da una terra molto lontana, Alla fine del mondo, dalla direbbe lui. fine del mondo. Beh, io non saprei dire, posso intuire quel motivo, perché non è che abbiamo condiviso insieme questa scelta, l'ha voluta, il Santo Padre ha ragione. Credo perché Panama è o Panama, come lui ha detto nella serata in cui ha avvisato questo prossimo appuntamento della GMG nel 2019, quindi da 3 anni. Credo che sia un punto d'incontro tra l'America del Nord e l'America del Sud e sia anche uno snodo essenziale sulle rotte del pianeta. E anche nella memoria di un grande vescovo martire, Arnulfo Romero, che era del Salvador, dove abbiamo anche delle nostre suore qua di Ariano, che abbiamo una comunità delle suore carmelitane di Montefalcone, che è una bella missione in Ah, Salvador, sì. quindi nei pressi di Panama, molto vivace, molto. Diciamo molto ricca e molto nel senso di pastorale, di impegno anche nella formazione dei giovani. È uno snodo essenziale sulle rotte della storia. È anche il primo punto di approdo, possiamo dire, del cristianesimo in quelle terre, tra la Repubblica Dominicana e tutto il Centro America, ha necessità di un incoraggiamento in questo cammino che è antico ma anche nuovo. È un punto di transito tra il nord e il sud del mondo, credo in questo senso si sia fatta questa scelta. E poi ci sarà l'Africa. Eh sì, l'Africa è un continente che ha bisogno di una presenza e di un'attenzione, perché vive momenti difficili e terribili con questo esodo biblico che accade, che noi sperimentiamo e che noi non siamo attrezzati per accogliere. Veniamo incontro alle emergenze, anche noi per quello che possiamo come Chiesa, non siamo lo Stato, ma siamo sempre disponibili ad attenti, ad accogliere, a dare una mano a chi ne ha bisogno. Credo che l'Africa possa essere un appuntamento importante per il futuro della Chiesa e del mondo. La ringrazio moltissimo per queste, come dire, notazioni che lei ha fatto, per questo invito anche a noi che facciamo i giornalisti a prendere, come dire, coscienza e dare la nostra responsabilità di fronte a fenomeni di questa levatura, di questa caratura. A lei auguro ogni bene. Credo che anche lei abbia fatto bene il viaggio in Polonia. Certamente, vi sono grato per questa possibilità di avere questo incontro. La ringrazio, ringrazio lei, la televisione e anche tutti i telespettatori che ci seguiranno, come seguono sempre attentamente le trasmissioni di Canale 58. Buon pomeriggio. Grazie mille. Grazie al nostro regista Francesco Lignite, che come sempre collabora e aiuta questa trasmissione, che speriamo vi sia, come dire, piaciuta e che abbia gettato un seme anche per voi. Di nuovo, buonasera.